Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Prosegue in prima commissione l'esame per individuare gli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili operanti a livello tecnico, amministrativo e consultivo il servizio. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, prosegue nell'esame dell'atto amministrativo proposto dalla Giunta per l'individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico, amministrativo e consultivo. Nell'ultima seduta della Commissione sono continuate, dopo quelle della settimana scorsa, le audizioni dei direttori regionali sugli organismi per i quali i commissari hanno richiesto chiarimenti e maggiori informazioni. Questa mattina sono stati ascoltati il direttore Stefano Nodessi del Governo del Territorio Ambiente e Protezione Civile e il direttore Carlo Cipiciani che si occupa delle risorse, programmazione, cultura e turismo. Il presidente Nicchi ha spiegato che nella prossima seduta la Commissione conta di avere le informazioni su tutti gli argomenti interessati, comprese quelle poche che ancora mancano. A quel punto saremo in grado, ha detto Nicchi, di poter decidere quali di questi comitati, commissioni, osservatori, consulte, conferenze o tavoli sono realmente utili e quali invece possono essere soppressi perché non si riuniscono o non sono rinnovati da anni, oppure non sono mai stati attivati o costituiti. Ricostruzione post-sisma del 2009 e del 2016, urbanistica, danni procurati dai cinghiali, questioni all'ordine del giorno della seconda commissione. Vediamo. Nella seduta settimanale della seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, svoltasi in videoconferenza da Palazzo Cesaroni, molteplici sono stati gli argomenti affrontati e dibattuti. La riunione si è aperta con la comunicazione del Presidente rispetto alla proposta di legge a firma dei consiglieri Pastorelli, Fioroni e Mancini della Lega, che ha l'obiettivo di consentire il passaggio alle aziende locali delle strutture provvisorie realizzate dalla Protezione Civile dopo il sisma per garantire la continuità delle attività agricole. La commissione ha deciso la predisposizione di una proposta di risoluzione con la quale chiedere alla Giunta di intervenire sul Governo affinché l'operazione auspicata possa avere buon fine in tempi brevi. All'ordine del giorno della seduta anche altre due proposte di legge di iniziativa dei consiglieri della maggioranza che riguardano la predisposizione di modifiche al testo unico del Governo del Territorio. La prima, a firma dei consiglieri Peppucci, Mancini, Carissimi, Melasecchi e Rondini della Lega, prevede l'obbligo, per ottenere l'agibilità, di presentare anche le dichiarazioni dei professionisti e dei titolari delle imprese esecutrici dei lavori individuate nel titolo abilitativo, nella comunicazione d'inizio lavori e nell'eventuale comunicazione per l'autorizzazione sismica attestanti l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti. Le altre modifiche, ricomprese nella proposta legislativa di Pastorelli, Fioroni e Mancini della Lega, mirano a chiarire come non tutti gli interventi che comportino una variazione d'uso di un immobile danneggiato dal sisma possano essere esentati dal pagamento del contributo di costruzione. Una modifica viene apportata anche al testo unico sul commercio, chiarendo che il riferimento delle attività commerciali riguarda quelle che rientrano nella categoria funzionale commerciale. Le due proposte legislative sono state accorpate in un unico testo. All'attenzione dei commissari anche la proposta di legge firmata da tutti i componenti della Commissione che prevede modifiche alla legge regionale 3/2013 concernente le norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009, area media valle del Tevere. La proposta legislativa, particolarmente partecipata dai molteplici soggetti interessati, necessita della predisposizione testuale della norma finanziaria che verrà messa a punto per la riunione della prossima settimana. Il documento prevede, in sintesi, l'allargamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti, comprendendo tutte le tipologie di fabbricati ad oggi non considerate nella ricostruzione e quindi rimasti incompleti. Nel corso della riunione è stato anche deciso di programmare a breve un'audizione sulla caccia e nello specifico legata ai danni provocati all'agricoltura dalla specie cinghiale e dalla fauna selvatica in generale. Verranno invitati per questo, oltre all'assessore regionale Roberto Morroni e agli ATC, le associazioni venatorie e i rappresentanti delle squadre di caccia al cinghiale.
La terza commissione ha istituito una sottocommissione per velocizzare l'istruttoria congiunta ed approfondire tre proposte di legge in materia di edilizia residenziale e sociale, presentate rispettivamente da Marco Squarta ed Eleonora Pace di Fratelli d'Italia, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli della Lega, Fabio Paparelli e Simona Meloni del Partito Democratico. Il servizio. Una sottocommissione di tre soli consiglieri, Eleonora Pace, Paola Fioroni e Michele Bettarelli, uno per ciascun partito proponente proposte di legge aventi ad oggetto l'edilizia residenziale sociale. La proposta della Lega concerne una riforma complessiva e organica della materia che consentirà interventi più efficaci grazie al ruolo che potranno svolgere le amministrazioni locali, che hanno la capacità di conoscere meglio di altri soggetti i bisogni del territorio. Le amministrazioni comunali potranno assegnare 6 punti in graduatoria in base a ciò che ritengono. Vi sarà un punteggio maggiore per chi risiede nel territorio da 10 a 20 anni. I già previsti 5 anni di residenza in Umbria dovranno essere affiancati alla condizione di risiedere almeno da 2 anni nel comune dove si è aperto il bando. Fra i requisiti d'accesso, il non possedere immobili né in Italia né all'estero e non avere subito condanne passate in giudicato. La proposta di Fratelli d'Italia introduce ulteriori criteri di modifica per l'accesso agli alloggi popolari e condiziona al comportamento dell'inquilino il mantenimento di tale diritto con lo strumento di una carta a punti. La proposta di Fratelli d'Italia si basa su 7 elementi importanti. Non potranno avere case coloro che sono stati condannati per reati legati a droga, prostituzione, gioco d'azzardo o contro l'ordine pubblico. Si dovrà dimostrare di non possedere altre abitazioni in Italia o all'estero. Viene prevista una carta a punti dell'inquilino sul modello della patente. Nel caso di gravi violazioni si perderà subito il diritto alla casa popolare. In caso di violazioni lievi si perderanno dei punti. Al contrario, se ne guadagneranno grazie a un comportamento corretto. Nella proposta del PD si vuole mettere a disposizione dei bisogni abitativi tutto il patrimonio pubblico, introducendo un modello gestionale basato sulle zone sociali e incrementare il Fondo regionale per le politiche abitative con un apposito capitolo di finanziamento nel bilancio. Fra i soggetti fragili da tutelare vanno tenute in considerazione le donne vittime di violenze, specialmente se con figli minori a carico, situazioni di cui la legge del 2003 non tiene conto e per le quali serve un trattamento diverso. Prevedere una riserva non condizionata alle tempistiche del bando e un sostegno di cui si faccia carico il Fondo regionale per le politiche abitative. I lavori della Commissione per le riforme statutarie e regolamentari prosegue con l'esame delle modifiche da apportare al regolamento interno. Vediamo. La Commissione per le riforme statutarie e regolamentari dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Carissimi, prosegue l'esame delle modifiche da apportare al regolamento interno. Nell'ultima riunione sono state approvate all'unanimità le modifiche al regolamento discusse e approfondite nelle sedute precedenti. È stato altresì approvato il testo della proposta di legge che modifica la legge regionale numero 28 del 2012 con riferimento al trattamento economico dei consiglieri regionali e degli assessori, per ciò che riguarda le decurtazioni legate alle assenze non idoneamente giustificate. È stato espresso parere favorevole alle modifiche che riguardano le prerogative del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le modalità di convalida dei consiglieri eletti, le situazioni e la risoluzione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri e inoltre le attribuzioni e le modalità di funzionamento della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, lo statuto delle opposizioni e infine la composizione delle commissioni permanenti e il parere del CAL sulle proposte di regolamento. In seconda commissione, la scorsa settimana, si è parlato della ricostruzione post-sisma del 2016, dello stato dell'arte, degli strumenti messi in campo e delle azioni previste per mettere a regime gli interventi necessari per il recupero edilizio strutturale, pubblico e privato. È stato il commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, Giovanni Legnini, a tracciare una panoramica generale della situazione.
Tra i passaggi più significativi, quello di aver rivisto le regole burocratiche meno funzionanti, la necessità di conoscere quanto prima l'intera domanda di ricostruzione e quindi del fabbisogno finanziario, la possibilità di prevedere fondi del Recovery Fund per lo sviluppo economico dell'area e per il sostegno alle imprese. Il Comitato per il controllo e la valutazione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha bocciato a maggioranza, con 3 no dei commissari della Lega e 2 sì del presidente Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle e Tommaso Bori del PD, il documento predisposto dallo stesso presidente De Luca e dal consigliere Bori in relazione all'ospedale da campo, ai test rapidi e al loro utilizzo nella zona rossa di Giove. In apertura dei lavori il presidente ha detto che la comunicazione dei consiglieri di maggioranza, Rondini, Carissimi e Pastorelli della Lega, che disconosce i contenuti della relazione finale predisposta dallo stesso presidente, valutando un eccesso di potere, la stessa modalità scelta per affrontare l'argomento in analisi e mette in discussione l'opportunità di votare un documento così impostato. De Luca ha poi illustrato i contenuti della bozza di relazione, sottolineando l'importanza di dare il via libera al report, dando impulso agli approfondimenti che le altre commissioni potranno svolgere. Al termine di un breve dibattito, la commissione ha però espresso parere negativo sull'atto. La terza commissione ha approvato all'unanimità la modifica del regolamento che disciplina la caccia al cinghiale, al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio. Sarà ridotto a 15 il numero minimo dei partecipanti per le battute, che si svolgono in giorni diversi dal sabato e dalla domenica, tenendo conto delle difficoltà di comporre le squadre nei giorni feriali e della necessità, dettata dalla ripresa della pandemia, di evitare qualsiasi tipo di assembramento. Il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico annuncia di aver presentato un'interrogazione all'assessore all'ambiente Roberto Morroni in merito al caos caccia e al grido di allarme lanciato dai cacciatori sul pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica. La consigliera del Partito Democratico, Donatella Porzi, annuncia una interrogazione in merito ai servizi di lavanderia e pulizia nell'ambito sanitario. Chiede alla Giunta di verificare la possibilità di revoca dei contratti alla luce del decreto semplificazioni. La consigliera regionale Simona Meloni del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, rende noto di aver depositato una proposta di legge per la diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, nonché delle tecniche di primo soccorso. L'obiettivo è quello di impegnare la Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, a promuovere la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita. Il consigliere regionale Michele Bettarelli del Partito Democratico annuncia un'interrogazione alla Giunta per sapere come e con quali risorse la Regione intenda recuperare la struttura dell'ex ospedale di Città di Castello e soprattutto se intenda ancora farlo. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.